si congeda con 61 gol in 152 partite vestendo la maglia della Triestina. Tanto cuore, tanta energia, professionalità e dedizione al lavoro. Paolo Granoce dice addio alla Triestina. L'attaccante uruguaiano, 38 anni a settembre, lascia i colori rosso-labardati per una nuova sfida con la maglia del Vigasio, formazione della provincia di Verona che quest'anno giocherà nel campionato di eccellenza. Con Granoce va via un elemento di peso nello spogliatoio, non solo in termini di qualità tecnica ed esperienza, ma anche di carisma e quel senso iconico che negli anni pochi giocatori sono riusciti a ottenere. Vedi Godas per fare un esempio. L'esperienza italiana di Granoce comincia proprio a Trieste nel 2007. L'Unione lo acquistò da un club messicano. Nel primo campionato in maglia rosso-labardata segnò 24 reti, arrivando secondo nella classifica dei cannonieri della Serie B. Alle spalle, pensate un po', niente meno che di Denis Godas, che segnò 28 marcature con la maglia del Mantova. La stagione successiva non fu per Granoce al pari della prima, con soli 7 gol su 24 presenze. Già acquistato in comproprietà dal Chievo Verona, e il Diablo si trasferì proprio in Veneto, dove disputò due campionati della massima serie, con 4 reti messe a segno. Negli anni successivi un discreto girovagare fra Novara, Varese, Padova, Cesena, Modena, dove riprese il guizzo del Bomber segnando molte reti, quindi La Spezia e il ritorno alla Triestina nel 2018, contribuendo ai risultati del club fra i playoff del 2019 e i posti meno lusinghieri degli anni successivi. Finita l'esperienza con la Triestina, il Diablo ha però deciso di continuare a giocare. Si allaccerà ancora gli scarpini coi tacchetti per andare a calcare i campi dell'eccellenza. La società, ma verosimilmente anche tutti i tifosi dell'Unione, augurano a Granoce un enorme in bocca al lupo per questa nuova esperienza calcistica.